io ringrazio molto Filippo per aver fatto prima una disamina del territorio, perché non ero preparato un intervento che adesso è completamente diverso da quello che pensavo di fare, che naturalmente era destinato prima, lo so. È un po' vino in fondo, è uno di quelli. Era preparato a incontrarmi con le start-up già formate e avviate, e qui invece il territorio è largamente fatto da persone che vogliono essere start-up. Ho promesso di aiutarmi in 2 minuti, ma allargherò a 3, però dovrò parlare rapidamente. Oltre, probabilmente molti di voi non lo sanno proprio perché appunto siete in fase di partenza, ma oltre al European Network che hanno presentato, che è un network europeo, l'Italia ha, come sostanzialmente la maggior parte dei grandi paesi europei, anche network di promozione all'estero nazionali. In questo caso è l'ICE, l'ex Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Noi abbiamo uffici in 80 paesi del mondo e facciamo promozione da 36. Lo facciamo però da burocrati, noi siamo burocrati e capiamo poco dell'evoluzione dell'economia, quindi abbiamo sempre gli stessi strumenti e dobbiamo adattarli assolutamente invece alle esigenze di aziende che hanno ben altre esigenze dal normale produttore e dal normale distributore di beni tradizionali. Quindi sostanzialmente quello che interessava a me era avere un momento d'ascolto più che di informazione a voi, quindi sentire voi che cosa volete da noi e che cosa proponete. Questa però è più una cosa per aziende che hanno già una qualche esperienza e quindi sanno già cosa vogliono dai mercati esteri. Quindi a quelli che appunto hanno questa situazione chiedo di venire a parlare e discutere insieme che cosa poi vogliono da noi, che cosa si aspettano. Noi abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo fatto negli ultimi 6 mesi 8 partecipazioni con un centinaio di start-up innovative. La legge che è stata citata promuove le start-up innovative iscritte al registro speciale delle Camere di Commercio, questo sottolineiamo. Abbiamo portato un centinaio di start-up a 8 iniziative specifiche delle start-up, abbiamo fatto servizi, stiamo preparando dei convegni, stiamo portando gli incubatori all'estero. Visto però che parecchi di voi stanno partendo, forse è il caso di andare all'origine, quindi vi dare qualche suggerimento semplicemente su che cosa pensare in termini di internazionalizzazione. L'internazionalizzazione, è stato detto prima, non è soltanto vendere, questa è una visione vecchia, l'internazionalizzazione sono flussi di informazioni, di coerenze e di attività che vanno da entrambe le parti. Uno degli errori è quello che l'internazionalizzazione va verso l'estero, è stato uno dei gravi errori dell'Italia negli ultimi 20 anni, l'internazionalizzazione ha sempre diverse direzioni e si nutre di questi interscambi. Quindi dal punto di vista vostro in futuro l'internazionalizzazione non sarà soltanto e non tanto all'inizio, perché come è stato detto vendere all'estero è molto più difficile che vendere in Italia, quindi probabilmente quello a cui dovrete pensare da subito quando cominciate a fare la vostra impresa è internazionalizzare le vostre idee piuttosto che i vostri prodotti, quello varrà in un secondo momento, che vuol dire non soltanto, e questo è un altro errore, pensare sempre che l'internazionalizzazione è l'investimento all'estero, non è soltanto questo, l'internazionalizzazione è anche la collaborazione con l'estero. La collaborazione con i distributori stranieri, se non avete la forza subito per distribuire all'estero. L'internazionalizzazione è la collaborazione con gli incubatori stranieri, per riuscire a capire le idee e svilupparle insieme. L'internazionalizzazione è anche portare i soggetti dall'estero a lavorare con voi, perché le idee stanno dappertutto. Siccome i 2 minuti sono già passati, io aggiungo soltanto una cosa che stranamente, poi la butta a Taylor, perché per me stranissimamente in Italia non viene discusso per niente. Voi leggetelo e studiatelo perché non ho il tempo di spiegarlo. L'Open Innovation è uno dei più grossi strumenti di internazionalizzazione adatto alle start-up. In Italia è praticato pochissimo, è una cosa incredibile, ma è forse lo strumento più importante per rapidamente saltare alcuni passi e essere subito operativi e avere accesso alle aziende straniere. L'Open Innovation ha grosso modo nel mondo 7 milioni di partecipanti, gli italiani sono 1000. In 3 parole l'open innovation è entrare nel circuito delle idee internazionali e quindi essere pronti a offrire le proprie idee, a prenderle da qualunque imprenditore, da qualunque studente, da qualunque studioso nel mondo che abbia un'idea interessante per noi. Non è una scorciatoia perché non esiste una scorciatoia, ma è una cosa importantissima su cui andrà concentrato in futuro l'attività. Grazie. Grazie.